Oh, cari amici, ben ritrovati. È un po' che non faccio video. Mi ero ripromesso di ascoltare un po' le vostre richieste su argomenti da trattare. Sono arrivati molti spunti. Devo dire che molte delle cose che mi sono state chieste le ho trattate in video che ho postato a partire dall'estate del 2018, venendo a questa, quindi in 3 anni credo di avere postato un centinaio, forse più, di video riguardanti i vari temi della diabetologia, e spesso li ho anche riproposti certi video, quelli che ritenevo più rilevanti nella gestione della malattia. Come sapete, io sto facendo questi video per cercare di dare una mano alle persone nel gestire meglio la malattia, nel fare la loro lotta quotidiana contro quello che chiamo quel bastardo del diabete. Ora, pensavo di trovare un fil rouge, almeno per qualche video di questi giorni, di queste settimane, nella terapia insulinica. Perché in effetti, trovandosi negli ambulatori o in reparto con le persone col diabete, abbastanza sorprendentemente, devo dire, spesso ci si accorge che certe cose non vengono fatte nel modo giusto. Sarà colpa in parte nostra, di noi medici, infermieri, team diabetologico, nel non aver dedicato abbastanza tempo nel fare quello che si chiama empowerment del paziente, quindi nell'avergli trasmesso conoscenza su questo aspetto della cura, che riguarda grosso modo una persona con il diabete su 4 dei circa 4 milioni di italiani che sanno di avere il diabete, più o meno 1 milione, sta facendo terapia insulinica. Molti dei quali non hanno diabete tipo 1, cioè quella malattia in cui l'insulina è assolutamente necessaria per vivere. Molti dei quali fanno terapia insulinica insieme ad altri farmaci, o una fetta non piccola dei quali sta in questo momento passando ad un alleggerimento della propria terapia insulinica, eliminando ad esempio le insuline ai pasti per sostituirle con farmaci iniettabili non insulinici, o altri farmaci che oggi abbiamo disponibili che un tempo non c'erano. Però c'è molta gente che deve fare terapia insulinica almeno una volta al giorno quando c'è diabete tipo 2 o altri tipi di diabete, più volte al giorno quando c'è diabete tipo 1. Non voglio in questo momento parlare delle vie alternative alle classiche iniezioni, ma vorrei rivedere alcuni aspetti che riguardano le iniezioni di insulina. E quindi, spezzettando un po' questa trasmissione di conoscenza, questo ripasso, se così vogliamo dire, in più brevi video, comincio con poche cose, perché ho già detto abbastanza in questo video, riguardanti la conservazione dell'insulina. Ora è banale, ma ancora oggi alcune persone chiedono: ma come la devo conservare l'insulina? Come devo fare con la penna? La gran parte delle persone oggi usano delle penne preriempite di insulina. Come devo fare con questa penna che ho usato ieri, l'altro ieri? La devo mettere in frigo? La devo tenere fuori dal frigo? Quando ho iniziato a usarla, per quanto tempo è, tra virgolette, buona quella penna? Ora vediamo questi due aspetti. Primo aspetto, la penna che è in uso, che usiamo tutti i giorni per fare l'iniezione fin tanto che non si è svuotata di tutto, non va tenuta in frigorifero, può stare fuori dal frigorifero. È chiaro che non la dovete mettere vicino ad una fonte di calore, non la dovete mettere sul davanzale di una finestra che è esposta al sole, in un luogo fresco, riparato, ma non in frigorifero. Anzi, se per caso quella penna si è esaurita prima che voi facciate un'iniezione e non potete usare quella che avete usato nella circostanza, nella iniezione precedente, quello che avete in frigorifero lo dovete portare a temperatura ambiente. Per cui, se avete una scatola con 2 penne, 3 penne, 4 penne, 5 penne, se è una scatola nuova, di solito sono scatole da 5 penne, e dovete iniziare ad usare una penna, quella penna va portata a temperatura ambiente. Prima
che ci sia l'iniezione. Le altre rimangono in frigorifero fin quando non saranno usate. Quando avete iniziato una penna che contiene 300 unità o 450 unità in alcuni casi, o comunque quale che sia il contenuto, la usate giorno dopo giorno, a volte più volte al giorno se si tratta di un'insulina rapida, una volta al giorno se si tratta di un'insulina lenta, con la sicurezza che per almeno un mese una penna iniziata non abbia un contenuto che si deteriora. Dopodiché, questo lo dico al di fuori di quello che è sul foglietto illustrativo, se una persona fa poche unità di insulina e sostanzialmente quelle 300 unità di insulina non le consuma in 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni come la maggior parte delle persone, ma qualcosa di più che 30 giorni, non abbiate timori particolari. Certo, non è che potete pensare di utilizzare una penna ritirandola fuori a 6 mesi di distanza o un anno di distanza da quando l'avete usata per la prima volta, perché è possibile che quell'insulina non sia perfettamente funzionante e quindi il suggerimento è fate ricorso ad una penna del tutto nuova. Per oggi basta, torneremo sugli altri argomenti nei prossimi video. Arrivederci, buona giornata.